Un vero e proprio accanimento su questo Abruzzo. Neve, gelo, rischio alluvioni e ancora una volta il terremoto. 10.35 di mercoledì 18, una nuova scossa di terremoto qui proprio a Teramo città. Lei si è spaventata tanto, vero? Tantissimo, ero in studio e hanno iniziato a tremare i vetri dello studio, i libri dalle varie dei vari libri sono iniziati a cadere in terra e niente, il primo istinto è stato quello di correre verso la porta e scappare, so che non si fa in queste situazioni, ma il panico è stato tanto. Ha notato dei danni sui muri? No, non ho avuto nemmeno modo di realizzare questa cosa perché sono proprio fuggita. Prima piangeva, adesso va meglio però. Sì, adesso va meglio, mi sto tranquillizzando, è stato un bello spavento, anche che ero da sola quindi... Coraggio. Sì, speriamo bene. La provincia di Teramo è la più colpita da questo dramma, con intere frazioni isolate da giorni ed ora iniziano ad arrivare anche segnalazioni di crolli. A Prati di Tivo una valanga si è staccata intorno alle 11 di questa mattina, investendo in pieno un condominio. Com'è la situazione ai Prati di Tivo? Allora, a Prati di Tivo mi stanno contattando le poche persone che sono rimaste su, perché riescono solamente a telefonare a me, non riescono a sentire nel comune di Pietracamela né nessun altro. Lassù sono messi abbastanza male, nel senso che hanno 3 metri e mezzo, 4 metri di neve, temperatura di meno 7, sono senza corrente da 2 giorni. Adesso mi hanno chiamato poco fa, che hanno sentito anche il terremoto molto forte, sono disperati, per cui sto cercando di trovare un modo per portare aiuto. In attesa che arrivi l'esercito, la gente intanto chiede aiuto in prefettura. C'è chi piange perché da Villa Turchi, vicino Bisenti, non si hanno notizie da 40 ore e in quella frazione c'è anche una casa famiglia che ospita disabili e disagiati. Le istituzioni teramane, coordinate dal prefetto Patrizzi, sono in riunione, una riunione fino a questo momento blindata.